Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la tribuna elettorale in vista delle elezioni amministrative in programma Potenza domenica 26 maggio. Come ogni giorno daremo la possibilità alle liste di presentarsi agli elettori. Oggi per la lista Potenza Città Giardino che sostiene la candidatura a sindaco di Valerio Tramutoli è qui con noi Francesca Giannotti. Grazie e benvenuta. Buongiorno, grazie a voi. Allora partiamo subito da una breve presentazione della lista. Come nasce il vostro impegno per queste elezioni? Allora, la lista Potenza Città Giardino, sì, è un movimento civico ed è composto da numerose persone della società civile che si sono messe in gioco, ognuna con la propria professione, con le proprie idee, per dare un tassello aggiuntivo a questo grande puzzle. Ci sono varie figure, sono anche rappresentanti di associazioni, del mondo quindi dell'associazionismo, e persone che comunque quotidianamente spendono il loro tempo per il prossimo. E passiamo subito a uno dei temi più caldi della campagna elettorale, ovvero il futuro del centro storico di Potenza. Come rivitalizzarlo? Ecco, sicuramente il nostro intento è quello appunto di rivitalizzare il centro storico, anche perché negli ultimi anni purtroppo ha subito vari problemi, sappiamo le varie serrande chiuse che ci sono state in questi anni. Quello che vogliamo fare, quindi come vogliamo agire, è in modo da poter implementare le visite all'interno del centro storico. E questo si può fare dando spazio a quelli che sono i contenitori vuoti e quindi potendoli riempire anche a favore dei giovani della città e soprattutto anche andando ad implementare quelli che sono i trasporti e quindi il modo per raggiungere il centro storico. Banalmente con un esempio anche l'utilizzo del ponte attrezzato. E passiamo alla viabilità cittadina. Sul piano traffico attuale, a suo avviso, serve una rivoluzione o c'è qualcosa da salvare? Ecco, sicuramente c'è qualcosa da salvare, però c'è da fare una rivoluzione, soprattutto perché non è possibile immaginare un numero così tanto ampio di auto all'interno della città. Ecco, quello che noi vorremmo fare è andare ad eliminare queste auto per fare in modo che le persone riescano a utilizzare il servizio pubblico e quindi poter camminare con gli autobus, appunto. E siamo alla prima delle tre domande flash. Nelle ultime settimane si è riacceso il dibattito sul futuro dell'ex area CIP Zoo. Qual è la vostra idea? Chiaramente Parco Cittadino. Potenza Città Giardino, no? Non possiamo. Proprio. E passiamo alla vicenda trasporti. È in scadenza l'affidamento alla ditta Trotta del servizio appunto di trasporto pubblico urbano. Quali dovranno essere i criteri per selezionare il nuovo gestore e per puntare a un miglioramento di un servizio che ha incontrato molte lamentele? Sì, allora quello che noi abbiamo pensato è appunto di internalizzare il servizio. E quindi in questo modo, a parte che ci può essere sicuramente un maggiore controllo e poi poter dare anche una qualità diversa al cittadino per poterlo utilizzare questo servizio pubblico. Gli abitanti di diverse zone rurali della città continuano a lamentare diversi disagi, come risolvere i problemi che vivono le contrade. Io provengo proprio da un'area rurale, ecco, quindi so benissimo quali sono i disagi che noi quotidianamente viviamo. Soprattutto veniamo considerati cittadini di serie B e questa è la cosa brutta. Ci hanno dato il nome di via, ma in realtà è semplicemente un cambio di toponomastica perché poi la dignità di una via ancora non l'abbiamo. Ecco, la soluzione sarebbe quella di poter di costituire una polizia rurale anche per poter andare a vedere quali sono i problemi della contrada e soprattutto, piccoli esempi così random, una pulizia di una cunetta piuttosto che una pulizia di un fronte strada. Se c'è comunque una persona che, è predisposta a vedere queste cose, sicuramente si può risolvere subito, nel breve termine, il problema. Siamo alla seconda domanda flash, raccolta differenziata. Anche in questo caso va bene così o serve una rivoluzione? Servirebbe una piccola rivoluzione. Al netto dei dati, gli ultimi sono stati presentati proprio negli ultimi giorni che parlano di reati in calo nella città di Potenza. I cittadini negli ultimi mesi hanno lamentato l'escalation della microcriminalità tra rapine in appartamento, soprattutto nelle zone rurali, rapine e anche spaccio di droga nel centro storico. Quali le misure per incrementare la sicurezza dei cittadini? Ok, sì, questo purtroppo si è verificato negli ultimi tempi e la misura è quella di andare ad implementare anche l'orario di lavoro della vigilanza per poter esserci un lavoro che sia anche notturno e soprattutto, come dicevo prima, della polizia rurale servirà anche a questo, per questo problema della microcriminalità. Certo.
E la scorsa consiliatura è stata caratterizzata da un sindaco di un colore e da un consiglio comunale di un altro, in gergo tecnico-politico, anatra zoppa. Dovesse ripetersi questo scenario dopo il voto del 26 maggio, la vostra lista sarebbe pronta ad appoggiare un sindaco che non sia Valerio Tramutoli? Noi questo problema non ce lo poniamo perché siamo convinti di potercela fare subito. E siamo alla terza ed ultima domanda flash, nonostante siano passati 9 anni dal ritrovamento del corpo di Lisa Claps nel sottotetto, il dibattito sulla riapertura o meno della chiesa della Trinità non si è mai interrotto. Qual è il suo parere sulla questione? Riteniamo che comunque sia un contenitore importante, però poi sarà da valutare con i cittadini la scelta da intraprendere. Ed ora 1 minuto a sua disposizione per l'appello finale agli elettori. Allora, io mi rivolgo soprattutto ai giovani, perché sono anche rappresentante dei giovani. E ritengo che loro debbano in qualche modo sempre di più avvicinarsi alla politica, a quella che è la cittadinanza attiva. Io credo che non possiamo più sentire determinati temi, come l'immigrazione, come la paura dell'immigrazione. È la paura del diverso, perché questo ci fa comprendere che in realtà siamo delle persone vuote. E avere paura di qualcuno significa essere vuoti. Noi invece dobbiamo in qualche modo cercare di mettere da parte quelle che sono le nostre paure e dobbiamo andare verso una cittadinanza attiva per poter modificare il nostro futuro. Quindi questo è l'appello che mi sento di fare a tutti. Bene, io ringrazio Francesca Giannotti per essere stata con noi e Grazie a voi. vi rimando ai prossimi appuntamenti con la Tribuna Elettorale.